Ma se pensi, pensa però a questo gruppetto di Via Verdi, Puccini, Mascagni, poi è saltato fuori, vabbè, oltre a noi due, è saltato fuori Pierfari, Bonvi, Dodo Veroli, quindi ma se posso dirlo, i più, fra virgolette, intellettuali del gruppo erano Franco e sottoscritto qui. Sì, noi. Eravamo quelli che leggevano di più degli altri, quelli che. Noi avevamo due grandi passioni allora che erano Woodhouse e Paperino di Bars. Se Tra l'altro. sei saggio, ridi. Era lo slogan di Woodhouse. Ah, sì, è vero, sì. Se ci si riconosceva dicendo a me piace Paperino disegnato da quello Togo, perché la maggioranza della gente non vedeva le differenze. Noi invece Sì, avevamo, mi ma. ricordo io lui, poi il Bombic anche, avevamo individuato benissimo i racconti che erano di Bars. Poi c'erano i primi racconti di Scarpa, anche quelli Sì. bellissimi, no? Tutto il resto era robaccia, ne vanno così fieri, ma era proprio, le No, parodie no, no, erano no. cose illeggibili. E avevamo questa grande passione per Bars. Poi no, un'altra cosa che ci ha unito molto, credo te l'ho passato io, Comma 22, Sì. più che sulla strada, che piaceva per Comma esempio più a 22. lui che a me non è mai piaciuto molto, non mi è mai convinto. Noi quando facciamo Cabò, per esempio, lui è stato complice di Cabò, l'aveva fatto in solaio da me, in via Puccini. Cioè il giorno prima apprestavamo un salamino, una bottiglia di vino, una pila così di fumetti. Poi io andavo, salivo le scale e andavo su. Lui faceva il giro dietro a casa, salivo le scale, bussava, rimaneva lì tutta la mattina a leggere fumetti, a bere, a farci Uno è durato il una settimana, poi sua madre l'ha salamino. No, scoperto. non l'ha scoperto, per te forse, ma per me no. Non l'ha scoperto. Oppure andavamo alle Estense, inverno, alle biblioteche Estense, perché questi Cabò qua sono Cabò primaverili, nel senso che su c'era freddo. Invece alle Estense c'era caldo e io di solito prendevo due cose, era la storia del jazz, per esempio, allora i misteri della scala pentatonica, no? Poi l'antologia di Spoon River, scoperta. Qui sentivo Quanti libri parlare. che abbiamo scoperto? Noi ci siamo fatti molto più cultura con i Cabò alle Estense. E anche Garcia Lorca, le poesie di Garcia Lorca. Ma io ho scoperto dei libri perché mettevano, c'avevano una bacheca dove esponevano le novità, come nelle librerie. Te li prendevi, li potevi Era leggere comodo perché senza. potevi prenderlo Direttamente. No? Mi direttamente. ricordo, ho letto I diavoli di Rodin, per esempio, un libro che mi ha influenzato moltissimo, a Ma 15-16 lui mi anni. Quello prestava perché aveva. da cui poi ha fatto il film Ken Russell, I diavoli. Che è un libro bellissimo di storia. Questo fortunato ragazzo aveva una madre che gli aveva aperto il conto in una libreria in via Canalchiaro, se non sbaglio. Quindi lui andava là, prendeva i libri gratis praticamente, capisci? E quindi me li prendeva, io c'avevo lì in tasca, lui me li prestava. E ci hanno letti un mucchio di roba, poi eravamo due lettori, come poi abbiamo continuato adesso, tutto Ah, sommato. io leggo ancora un libro al giorno, anzi, non faccio altro nella Sì, vita. più o meno, quando mi chiedono che mestiere fai, dico. Ah, lettore, poi dopo ne parliamo e poi leggi di tutto, di tutto. Quando arrivano gli equip, i nomadi e gli artisti, quelli bravi, quelli grossi, Bonvicini, Guccini, eccetera, questi non è che non avessero la possibilità di andare a lavorare da qualche parte. Allora il lavoro c'era, era anche ben retribuito perché era nel boom economico e tutti cercavano di sistemarsi al meglio e il prima che si poteva, perché si poteva fare. Bene, questi, i nomadi, gli equip, Guccini, Bonvicini e me ne sono sicuramente dimenticato degli altri. Si sono detti no, io piuttosto che andare a fare l'operaio tutta la vita in fabbrica, io muoio di fame e provo questa strada qui. Se mi sbaglio muoio di fame, ma non me ne frega niente. Io ci provo perché io non voglio vivere come schiavo, la schiavitù del lavoro salariato, bla bla bla, tutta la vita. Questo atto qui è l'esempio che ha dato coraggio a tutto il resto. Se non ci fosse, io non avessi bevuto questo coraggio come terza generazione di riflesso proprio, io non avrei capito la forza che ci vuole per
per riuscire a star bene, un po', tanto ci pensa la vita a farti star male, non c'è mica bisogno che tu ti sei... sì, te la vai a cercare. Cavalcan Officer? Nein, Herr Kapitän, nessun movimento da segnalare. Piove da 3 settimane, il vento soffia gelido, ho un principio di congelazione agli arti inferiori e una polmonite incipiente, ma continua la guardia. Bravo, soldaten, io e la patria siamo fieri di te. La vita militare sarà dura, però si hanno anche delle belle soddisfazioni. Io quando bevevo la Coca-Cola all'Italia, quando avevo i calzoni corti e i guccini e... 62, 63, 60. Però lì bevevo la Coca-Cola 3 tavolini più in là e ci andavo perché avevo, c'era Bonvicini che faceva morire da ridere. Quando parla, sai le Sturmtruppe, le battute che fanno, penso proprio a Sturmtruppe, sai, lui ha fatto anche Nick Carter, ha fatto Cronache dallo spazio profondo, ha fatto Kativik, che poi adesso mi piace di più, mi dispiace per Bonvicini, mi piace di più Bonfatti di Bonvicini a far Kativik. Beh, insomma, però io penso alle Sturmtruppe, sono una barzelletta dietro l'altra. Loro al bar erano così. Cioè, non esistevano i fumetti allora, non esistevano i fumetti tipo Linus, Mafalda, no, erano così. E c'era Bonvicini che è un antimilitarista viscerale, come si dice, cioè lui non se ne rendeva mica conto, veniva lì con i pantaloni da soldato, cioè delle cose, però era nel suo pensare a quelle cose lì, era un antimilitarista senza volere, lui secondo me, a lui sarebbe piaciuto fare l'ufficiale o il sottufficiale, e invece era proprio, era troppo, e facevano morire da ridere. E bisognava, c'era anche Ciccio Tedeschi ogni tanto, che poi ho capito dopo chi era. E niente, ed erano lì, ma facevano dei lavori, ma dicevano delle, era bellissimo. E quindi sono stato lì così. Poi chiaramente sono andato a Firenze a studiare, insomma dovevo fare il liceo sempre a Firenze, quindi lì ho lasciato perdere. Quando sono andato all'università, che ho avuto un po' più di tempo, l'università sempre a Firenze, però il sabato e la domenica venivo lì. I Nomadi avevano, mi sembra, litigato con Guccini, o Guccini non ne volesse, era stancato, non lo so cos'era successo, non ci voglio mettere mano, e cercavano, per l'ultimo disco che avrebbero fatto, cercavano delle canzoni, da metterci delle parole, insomma, cercavano delle canzoni. Ciccio Tedeschi ha consigliato Dodo di provare a prendere qualcuna delle mie. Allora loro, come sempre, con molta calma, durante, quando hanno fatto il disco Grande Italia, hanno fatto 2 canzoni, mi sembra, con i miei testi, o 1 o 2, non mi ricordo. E poi una, insomma, hanno fatto 2 canzoni così. Sembra che sia andato così, e allora mi hanno fatto provare un'altra canzone o 2. In quel momento hanno deciso che dovevano, non dico chiudere, ma si stavano stancando anche loro. Si era fermata l'Equipe 84, si volevano fermare anche loro. Erano indecisi. Allora hanno detto, adesso prendiamo il primo Scalzacani che passa, gli facciamo fare 7-8 canzoni, 2 o 3 ce le abbiamo noi, mettiamo tutto insieme e vediamo come va. È cominciata così. Sono stati contenti, non è che subito adesso non pensare, boom, niente. Sono, perché, te l'ho detto, c'è anche la loro fortuna, sono molto lenti, però costanti, sembrano proprio, sai, quelli, non so, a me vengono in mente i Capoccia, i contadini d'una volta, che mettono lì 2 pietre ma da lì non si muovono mai, poi ne mettono una terza, noi non ci siamo più, chi verrà dopo di noi mette le altre 2, cioè così. E allora hanno detto, poi me ne hanno fatte fare delle altre, e per 20 anni, io direi, sì, 20 anni ho collaborato con loro.